Accetto volentieri questo fuori programma perché è una serata molto bella e sono davvero onorato per l'invito e di passarla insieme a voi. È stata anche un'occasione, lo dico, perché la musica ci aiuta a recuperare e a vivere le emozioni. È stata anche un'occasione per me per rivivere anche, ripassare quei sentimenti di questi mesi, degli scorsi mesi. Io sono anche io un essere umano, quindi anche se avevo grandi o grandi responsabilità, ho vissuto, credo, come tutti i cittadini, momenti di forte preoccupazione, momenti di angoscia, momenti anche di incertezza, perché ci sono stati, ci sono state delle fasi in cui non avevamo contezza di come si sarebbe sviluppata questa curva epidemiologica. Sono stati momenti in cui avevamo difficoltà a tenerla sotto controllo. È stata una prova molto difficile per tutto il Paese, per tutti i cittadini. È stata una sfida molto insidiosa, in parte lo è ancora, anche se adesso possiamo dire che ci siamo meglio attrezzati. Abbiamo rinforzato le nostre strutture ospedaliere, la risposta del sistema sanitario sicuramente adesso sarà più pronta anche in caso di cattive evenienze. Abbiamo fatto tanti test molecolari, sierologici. Abbiamo una maggiore conoscenza, anche più diffusa, c'è una cultura ormai di questo virus che nei primi tempi ci sfuggiva. Quindi tutti sappiamo adesso che con alcune regole precauzionali noi possiamo affrontare anche la nuova stagione, questa estiva, la prossima, con relativa tranquillità. Dobbiamo stare attenti, questo sì. Però quello che devo dire è che non c'è stato mai un momento in cui io non ho pensato che le nostre istituzioni così salde, così forti, non reggessero la prova. Sono stato sempre convinto e ho avuto conferma che lo Stato c'è. E questa convinzione è anche per il fatto che un corpo come quello della Polizia di Stato è un corpo solido, è un corpo, come dire, che ha un'esperienza incredibile, dove ci sono donne e uomini che sanno fare il loro lavoro, lo sanno fare con dedizione, professionalità, abnegazione. Quindi lo Stato si conferma che c'è, anche grazie alla Polizia di Stato, grazie a tutti quelli ovviamente che sono stati ricordati questa sera, che hanno lavorato in questo periodo più difficile, personale sanitario, medici, infermieri, personale ausiliario, vigili del fuoco, le altre forze di pubblica sicurezza, le forze dell'esercito, la protezione civile, ma anche tutti quei cittadini, vedete, che pensate un po' a coloro che hanno assicurato ad esempio i mezzi di trasporto, pensate a coloro che nei momenti più difficili dove il contagio sembrava più a portata di mano hanno continuato, ai commessi che hanno lavorato nei negozi, coloro che hanno assicurato l'espletamento dei servizi pubblici essenziali. Tutto il Paese ha risposto, se mi permettete, anche tutti i cittadini. Perché il fatto di essere rimasti a casa o comunque di essersi mossi rispettando le regole, cosa che è avvenuta nella stragrande maggioranza dei casi, ci ha reso una comunità più forte, più resiliente, più solida. E se devo dire la verità, quando adesso mi capita, come in questi giorni, ieri ancora e l'altro ieri, tre giorni fa, sono stato girato dalle capitali europee, se ricevo i complimenti, e per merito della comunità nazionale intera, di cui sono orgogliosissimo.